E bentornati su Hubbels, il miglior canale sul tubo italiano. Qui con voi il signor Lune per questa seconda live su Gran Turismo. Tra l'altro seconda live della giornata, per chi la vede in diretta. E intanto saluto i presenti, ovvero Mirko e Luca, che hanno aderito a questa iniziativa con estrema gioia. Io per questo li ringrazio. Adesso aspettiamo che si faccia vivo qualcun altro, anche perché sono ancora le 21:23, quindi un po' in anticipo rispetto all'inizio della live vera e propria per le 21:30. E ciao Guido! Ah, molto bene, quindi deve arrivare anche Mattia. Molto molto bene, molto bene. Tanto spero che la prima live vi sia piaciuta. Ho cercato di renderla il più interessante possibile, per quanto effettivamente, come dicevo, essere da soli si fa una gran fatica. Non è facile. Non è facile, cioè anche parlare durante il gameplay è una cosa che mi viene molto poco naturale, però ci si prova. Diciamo che quando partono le Madonne, quello effettivamente aiuta. Lei cosa ne pensa di che cosa, Mirko? Ma Luca, questo qui è un titolo che non perdonava. Io, come dico, la patente A ho fatto molta fatica a portarla a termine, e la internazionale l'ho presa molto più tardi rispetto a quando effettivamente giocavo a Gran Turismo. C'era già la PlayStation 2, io... Gran Turismo è stato il mio terzo gioco su PlayStation. I primi due erano Formula 1 98, credo, o 99, una roba del genere. E Resident Evil, che praticamente non ho mai giocato perché mi era venuto lo spippolo con la scena dello zombie che si mangiava il tipo della squadra Bravo all'inizio del gioco, e non ho mai trovato il coraggio di portarlo a termine. In generale i giochi horror non mi sono mai piaciuti particolarmente, anche se devo dire che, visto, giocato, ho molto apprezzato quando uscì Dead Space, il primo però, perché dopo si sono persi un pochino. E dicevo, Gran Turismo io l'ho giocato non appena uscito, ma a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Aveva già qualche primavera sulle spalle, non era però ancora uscito Gran Turismo 2, sono abbastanza sicuro di questa cosa. Allora, vediamo un po'. Sì, effettivamente posso dire che a voi è piaciuta parecchio la live. Luca mi scrive: fermata alla prova di Gran Valle con RX7, di conseguenza la mia mente baccata decise di fare talmente tante volte la Sunday Cup con un catalogo di prelude per accumulare 25.000 premi più vendite dalla Demio per comprare la Castle Super da 500.000. A volte la determinazione paga, peccato che la potrei usare solo nella Sunday tutti. Sì, effettivamente anche la mia prima run di Gran Turismo era così, spammare la Sunday finché non ottenevo una macchina decente, e quindi poi pianino pianino fare le altre cose. L'unica differenza è che io ero riuscito poi a fare anche la patente A, e quindi sostanzialmente avevo il gap delle piste di A internazionale, che quelle chiaramente non le potevo fare. E ricordo che nel mio salvataggio su PlayStation mi manca ancora, oltre alle Endurance, la gara auto inglesi contro auto americane, perché non riuscivo a gestire le auto americane, che erano più potenti delle inglesi, ad esclusione della TVR forse, che se la giocava con la Viper.
e però hanno un handling che è spaventosamente usceno, quindi non riuscivo proprio a gestire la macchina. Ma l'andremo a recuperare questa cosa, assolutamente. E quanto invece riguarda la live di stasera, proseguiremo con le collegare. Adesso non so quanto durerà la live, però l'idea è quella di proseguire con la live e farò in questo modo. Ho intenzione di andare avanti con la RX7, quindi penso faremo la gara per autotrazione posteriori. La Demio per il momento la voglio tenere e valuteremo il da farsi a seconda di quanti soldi guadagneremo, perché se noi riusciamo con i soldi che ho guadagnato vincendo la Sunday Cup a potenziare la RX7 in maniera tale che sia combattiva per poter fare la gara per autotrazione posteriori, la Demio avevo intenzione di tenerla poi per fare quella trazione anteriore e per il campionato leggera nella quale dovrebbe poter competere. A quel punto avremo già una macchina base, eviteremo di comprare un'altra. Se invece non dovessimo riuscire a gestire le RX7, sfrutteremo quei 12.000 crediti dalla vendita della Demio per andare a implementare ulteriori modifiche alla RX7. Ma io direi che, bando alle ciance, potremmo anche pensare di ripartire. Io intanto mi sono dimenticato di una cosa importantissima, che non ho pubblicato la live su Facebook, quindi concedetemi giusto un attimo per risolvere questa cosa. Allora, sezione notizia. Buonasera Marco, buonasera. Allora, provvediamo subito a pubblicare. Ok. Allora. Buonasera Gengar, o Gengar, se lo ricordava il dottore, io purtroppo porti pazienza, ho questa difficoltà. Eh sì, oggi, questa qui tra l'altro è la seconda live, attenzione, perché c'è stata una live in mattinata, questa è la seconda, grande richiesta, ma in realtà avevo anche io voglia di giocarlo, quindi diciamo che sono andate bene così. Allora, ok, ho caricato sulla pagina, quindi adesso mi apro la live dal cellulare, che così riesco a vedere. Allora, la live, una volta completata, diventerà un video fruibile offline, quindi la puoi andare a recuperare. Ah, accidenti, la musica. Tra l'altro sembra un porno, non so questa canzone da dove sia saltata fuori, però va bene. Ecco, dovrebbe essere più bassa adesso. E dicevo, questa live diventerà poi un video offline, quindi sarà assolutamente fruibile anche in un secondo momento, senza problemi. E niente, direi che possiamo partire. Allora, vediamo un po'. Qui. Perfetto. Molto bene. Ok.
perfetto, quindi andiamo a potenziare la macchina prima di tutto. Allora, Mazda. No, Demio, per favore, eh. Non scherziamo. Partiamo dalla RX7. Perfetto. Altro l'autolavaggio. Non c'era, vero, il cambio dell'olio? No. Posto. Era successivo il cambio dell'olio, se non ricordo male. Allora. Ah, immagino che l'audio sia ancora troppo alto, vero? Abbassiamo un pochino i valori. Ecco, forse così è un po' più alla portata, vero? Allora, vediamo un po' che cosa mi state scrivendo. Signor Lume, il cubanato instrumental, il pompo ancora in macchina. Ah, beh, è tanta roba, eh. È in uscita Far Cry 6. Cosa ci dice a riguardo? In realtà ho visto ancora poco. Sembra molto più in linea con... Orco demonio, che caspita. Ok. Sembra molto più in linea con i vecchi Far Cry, Far Cry 3, Far Cry 4. Però avrei bisogno di vedere dei gameplay per rendermene conto. Ok, quindi l'audio va bene così. Proseguiamo. Se ogni tanto non vi rispondo subito... È già fatto, le bellissime patenti, soprattutto quelle con la Griffith. Allora, qui no. Le ho fatte a suo tempo nella mia memory card, quello sì. Allora, io direi di andare ad alleggerire ulteriormente la macchina. Qui invece ho fatto solamente... Ah, però. Qui ho fatto solamente la patente B, perché l'idea è quella di... E fare la patente, svolgere tutte le gare che si possono fare con quella patente lì e quindi passare alla patente successiva. Che madonna quella caspita di Griffith, mamma mia, c'ho ancora i traumi. Certo che la voglio rimettere subito, che cazzo, la compro per tenerla lì, perché mi piace. Volano da corsa. Ta-ta-na-ta-ta. Trasmissione. Prendiamola subito. Ta-ta-na-ta-ta. E dice, ma perché il signor non parte con queste cose qui? Perché servono tanto. Arco demonio, questa non ce la facciamo. No, conviene comprarla poi triple disco. Va bene. Quindi qui siamo arrivati. Andiamo a vedere la marmitta, se è possibile. Sì! Un po' di cavallozzi in più che male non fanno. Ma allora... Cioè, io ricordo che per fare non tanto la Viper ma la Griffith ci ho litigato parecchio, soprattutto la Special Route numero 11, mi pare, quella che praticamente si trova solamente nella patente A internazionale, mi pare l'ultima o giù di lì. Quella mi ha fatto veramente tribolare. Allora andiamo in eventi speciali. Trazione posteriore. Info. Grand Valley, Deep Forest, Grand Valley, va bene. Quindi abbiamo sia la versione lunga che la versione corta. Vediamo se ci fanno il culo a striscio oppure se avremo modo di dire la nostra. Tanto abbiamo scialacquato tutti i nostri vili denari, i bdollaroni, ricordiamolo.
Allora, io direi che impostazioni, setup, quello non lo possiamo cambiare, questo sì. Allora, visto che abbiamo comunque sia più cavalli, direi che potremmo provare ad allungare un attimino le marce e portarle tipo a 220 km orari, giusto? Ma anche 215, via. Giusto per non sacrificare troppo. Ok. Vediamo come va così, eh. Ah, tra l'altro, aspettate un secondo. Osetto. Cambio rigorosamente manuale. Ok. Vediamo che non siano troppo corte, in maniera da sfruttare decentemente oddio. Ok, non sono partito benissimo, devo dire la verità. Sì, è molto Initial D questa macchina. E infatti ci voleva déjà vu in questo frangente. Devo ammettere di non ricordarmele benissimo le piste girate al contrario. Molto bene. Sarei curioso di vedere i frame, perché mi dà l'idea che sia leggermente lentino, eh? Nonostante tutto. Sì, decisamente troppo lunga così. Ok, andiamo ai box, andiamo ad accorciarle un po'. Allora, portiamolo a 205. Sì, forse è meglio. Molto bene. E direi che possiamo dare le qualifiche. E vediamo come va. Già. Già mi sembra un altro spirito. Adesso faccio questa gara e poi leggo i messaggi che sono arrivati, eh. Ho visto che è arrivato qualcosina che ancora non ho letto. Ok, già. Il riscaldamento è servito a qualcosa. Forse. O forse no. Però dovete avere pazienza. Come dicevo, riprendere mano a sto gioco non è cosa facile. Anche perché la curva di difficoltà, ve ne accorgerete con me più avanti, è molto ripida in questo primo titolo. Già in Gran Turismo 2 le cose cambiavano parecchio. Qui bisognava crescere velocemente.
Ale. Allora, vediamo cosa mi avete scritto. Mi cade. Oh Cristo. Ah, tra l'altro c'è anche la E86, quindi effettivamente Initial D tutta la vita. Allora. Allora, farà anche le gare da 30 e 60 giri? Sì, pensavo di fare anche quelle. Visto che comunque sia, siamo sull'emulatore, se un video diventa troppo lungo posso semplicemente andare a frizzarlo e riprenderlo nella live successiva, quindi l'idea era proprio farle tutte. Immagino stia giocando con l'emulatore, quindi con joystick Xbox, esatto. Nello specifico quello della Xbox One, con cui mi trovo un po' meglio. Il pubblico che grida come pazzi e per tutto tace, grandi classici. E beh, giusto. Molto bene, quindi siamo... siamo un po' nella cacca, molto bene. Magari poi è come... è come è già stato che... Allora, andiamo a modificare la macchina accorciandola ulteriormente per quanto riguarda i giri motore. Allora, 205 abbiamo detto che è ancora troppo. Beh? Ah beh, ok. Potremmo fare così. Ok, la quinta la mettiamo ai 199 km orari. Sì, dai, ci può stare. E così dovremmo avere ulteriore accelerazione. A scapito della velocità massima, che tanto abbiamo visto, non ci interessa più di tanto. Addirittura 170? Adesso vediamo... vabbè. Adesso vediamo come va. Al limite la rifacciamo a 170. Sì, forse ci stava a metterla a 170. Qui parlerò forse qualcosina di meno perché un briciolo di concentrazione gliela devo mettere. Nah, lungo. Maledetta Silvia. Anche come macchina fai girare il cazzo. Allora, altra cosa, non mi ricordavo che fossero così sporchi nelle cose. La classica spondina Gran Turismo Docet. Dai, 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 dai. Adesso ti prendo. Oddio, che schifo, che schifo che ha fatto il signor Lune, mamma mia. Mi vergogno da solo di quello che ho appena fatto, ma va bene. Via la Silvia fuori dalle balle. Andiamo a far la caccia alla Supra. Oh no, la Celica quella. Adesso mi viene il dubbio. È grave, parlando di auto, che abbia di questi dubbi.
Ok, direi che questa l'abbiamo portata a casa. Non è stato facile. Non è stato assolutamente... Ah, là sopra. Molto bene. Prossimo. E due doblaroni li abbiamo portati. Ora, sessione successiva. Cosa abbiamo adesso? La Grand Valley? No, Deep Forest. Allora, qui serve avere velocità. Però andiamo in postazione vettura. Proviamo ad accorciare. Anche se questa è una pista che ricordo molto veloce. Andiamo tipo 190. Così, en passant. Secondo me può bastare. Facciamo la corsa di prova. Forse me la ricordavo più veloce come pista, non saprei. O la sto facendo veramente molto male. No, ok, ok, adesso ci siamo. Questo è il tratto. Però sì, la possiamo accorciare ancora. La possiamo assolutamente accorciare. Box. Impostazioni vettura, setup, rapporti cambio e la portiamo a 180. E vediamo cosa viene fuori. Via di qualificazioni per non perdere tempo, subito così agili e scattanti. Adesso inizia a essere bella corta, eh? Ah, che schifo! Bene.
Ok. Pesa un po' il culo a sta macchina, nonostante tutto. Adesso qualche cavallino in più glielo buttiamo su. Tanto l'handling è ottimo ancora. Vediamo che dice. Dice, che dice? Era ultimo, come sempre. Non lo sapevo. Allora. Allora, proviamo ad accorciarla ancora. Solo che adesso ci andiamo un po' più di fino, perché 10 km orari sono troppi. Io andrei di 5. Allora, setup. Voi cosa ne dite a riguardo? L'accorciamo a 175? O 170? Aspetto che arrivi il commento, eh? Ok. E così sia. Via. Cambio manuale. E andale! Per questa seconda gara. Tanto. Probabile, sì. E come dico, è una macchina molto gestibile, però non voglio trovarmela rovinata. Ok, non è partita benissimo, devo ammetterlo, però... Non mi ricordo se c'era la scia in questa prima versione di Gran Turismo. Apparentemente non sembra, o se c'è è molto ridotta, almeno con l'assenza di appigli aerodinamici. Vaffanculo, Silvia. Ok, sto lottando per mantenere il mio secondo posto e non so se riuscirò a recuperare il primo. No, la Silvia no, eh. Dai, dai.
Ah, peccato. No, 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 no! Pezzo di merda! Silvia di merda! No! Maledetta Silvia, lo sapevo che prima o poi... È vero, la macchina è un po' sottostrazzante, però è altresì molto facile da gestire in questo modo. Quindi... Adesso comunque sia, le sospensioni le faremo. Ok, la prossima la dobbiamo vincere senza meno. Ma purtroppo ancora non le abbiamo sbloccate queste impostazioni, quindi tocca aspettare. Cioè, per il momento possiamo lavorare solamente sul cambio, perché il resto erano impostazioni di alleggerimento, di miglioramento della trasmissione, quindi... Allora, adesso abbiamo la Grand Valley Speedway. Io la proverei così, per vedere come va. E poi eventualmente la modifichiamo. Facciamo il solito giro di test. Tra l'altro anche questa ha girato al contrario. Ok. Bene. Come sempre i commenti li leggo alla fine del giro. Troppo veloce la ripresa. E questa è troppo lenta. E da quando uno si piglia pavento e inevitabilmente fa la doppia cazzata. Sembra comunque che si possa ancora limare qualcosa, per aumentare l'accelerazione. Adesso vediamo qua sul lungo rettilineo. Sì, qualcosa se lo si può cavare. Possiamo arrivare a 170. E però mi devo ricordare anche di frenare. Allora, che cosa mi state dicendo? Esatto, amante dei marciapiedi. Allora, modifica componenti. No, non è vero. Oh. Setup.
Ah, più così il minimo. Non possiamo scendere sotto i 172. Cioè, potrei farlo andando a modificare i rapporti, però a sto punto direi che manteniamo i rapporti come sono. E qui i pezzi che avevo preso. Perfetto. Via, andiamo di qualifiche. Non avete scritto più niente, vero? No. Perfetto. Qualifiche, cambio manuale. Che cosa brutta che ho fatto, mamma mia. Ok. Non credo che la recupereremo, però... Se non faccio completamente schifo, magari proprio l'ultimo... No, non è vero. Non c'è alcuna speranza che io possa arrivare a una posizione diversa dall'ultimo posto in qualifica. Cosa ben diversa, poi, durante la gara, se non faccio cazzate... Magari qualcosina riusciamo anche a compicciare. Presa larghissima. Allora, almeno è safe. Quasi 2.21. Allora, i rapporti sono giusti, devono essere più o meno equilibrati sempre, esatto. 1.490 più o meno, sì, si attestano a come sono sempre stati. Va bene, ok. E niente, a sto punto iniziamo la corsa anche per forza, perché non possiamo scendere oltre questa cosa, quindi vediamo come va e alla peggio la rifaremo, insomma, tanto un po' di soldi li abbiamo tirati su. Ok. Massima concentrazione.
Non è facile riuscire a ripigliare questi, eh? Hmm. Abbiamo fatto già un tempo migliore di prima. Almeno questo. Però non riusciamo ad avvicinarci. In compenso dietro ci riescono molto bene. Ah, mi sa che questa difficilmente la portiamo a casa. Dovremmo andare a potenziare ulteriormente la macchina. Poi se sbaglio gli ingressi in questa maniera, si capisce che non è che uno si può anche... vabbè, allora. No, ormai questo non... la sto mandando un po' in vacca. Perdonatemi. Niente, ultimo. Non sto neanche a riprovarlo perché tanto so che comunque non posso ambire la prima posizione, quindi a sto punto la portiamo alla fine così. Ma allora in realtà anche questa macchina, opportunamente modificata, dovrebbe essere in grado di vincere facile. Adesso un po' di cose sono state fatte, basterebbe apportare qualche modifica al motore e dovremmo esserci, eh? Anzi, adesso andiamo a vedere, tanto qualcosina abbiamo guadagnato da queste gare. Non molto però, in effetti ce lo danno una coppa del nonno per essere arrivati terzi o no? No, non ce lo meritavamo. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, a questo punto infatti motori leggeri, e io proverei a farla con la Demio questa. Vediamo che tipo di gare sono, tanto dovrebbero essere tutte robette. Autumn Ring, Deep Forest e la Clubman.
Beh, però se era leggerissimo. Non lo so. Sono molto titubante, in effetti. Allora, più che altro adesso il dubbio è: riproviamo a farla potenziando ulteriormente la RX7, o proviamo a fare la leggera con la Demio? Perché quella comunque è una Demio modificata, non è la Demio originale. Per carità, fa comunque schifo, però fa un po' meno schifo. Non lo so, sono molto titubante. Cioè, una prova la potremmo comunque fare, eh? Ok, quindi mi state dicendo di no. A sto punto andiamo a vendere la Demio e con i soldi che ne ricaviamo continuiamo a modificare l'RX7. Direi che è la cosa migliore. Mazda, auto usata, prendi 12.000 crediti. Ciao Demio. Torniamo a casa, prendiamo la nostra RX7. Vabbè, questo Allora, andiamo Mazda Speed motore. Ah, non lo possiamo fare l'aumento di cilindrata, anche perché questo qui è un motore Wankel. Ma dipende dal mercato. Savannah allora 4 cavalli in più, 4 cavalli in più, poca roba. 13.500 per prendere 3 cavalli, ma mi fai uno scartoccio. Niente. E invece se andassimo al turbo, che turbo, qui già iniziamo ad andare su cose interessanti, perché con 300 cavalli quasi non è male. Questo costa troppo, però un fase 2 non sarebbe male. E l'intercooler? Che dite? Facciamo il turbo? Dopo però la macchina si terrà male, però abbiamo il turbo. Basta andare un po' più pianino, no? Tra l'altro forse ci sta anche il coso, ci sta turbo e intercooler. Col turbo inizia l'ignoranza, ma occhio, la potenza non è nulla senza il controllo. Esatto, quindi via. Applichiamo 296 cavalli, con l'intercooler arriviamo a passare i 300. Aspetta. Prima di andare qui, magari andiamo a vedere gli pneumatici semicorsa morbidi. 7.000. Ma poi perché uno dovrebbe comprare morbidi e duri? Questo treno legamentare... Poiché legamentare presenta una tendenza maggiore rispetto alla vettura, tende a sovrastrozzare in quanto la parte anteriore tende ad aderire, mentre la parte posteriore a pattinare. E la condizione che tendono a sottostrazzare molto. Allora, o questo, che direi che è la cosa migliore, perché poi corsa costa un troppo. Semicorsa, sono questi quelli da prendere a sto punto, perché non possiamo... ma morbidi non abbiamo i soldi, perché costano 7.000. Gli unici che possiamo permetterci sono i morbidi duri, che andrebbe bene perché comunque sia la macchina è un po' sottostrazzante, lo andremo a recuperare un po' così. E duri duri non so quanto possa pagare, proprio perché appunto, come diceva,
non dobbiamo fare una gara endurance, e in ogni caso, insomma, lascia il tempo che trova. Io andrei così, se mi date l'ok. O in alternativa facciamo dell'altro, tanto per 1000 crediti. Aggiudicato Morbidi Duri. Andata. E allora vada per Morbidi Duri. E adesso ritorniamo a fare il culo a tutti quanti. Forse. Di sicuro andiamo con le tasche bucate, perché non ne abbiamo più. Non ne abbiamo assolutamente più. Prima avevo letto un commento su... sulle qualifiche. Allora... ah, eccolo qua, Luca. Per quello che posso dire, secondo me le qualifiche in un gioco dove si parte in 6 non sono molto utili, soprattutto anche con macchinoni, ti danno almeno 6-7 secondi sempre. Senza sbavature si può fare... avete cavalli. Ah beh, no, questa è dopo un'altra cosa. Sì, a conti fatti, l'unico motivo per cui voglio fare le qualifiche è che ti danno i soldi se arrivi primo, quindi sono altri soldi che si aggiungono a quelli che già prendiamo a fare, perché non ha modificato così, perché gli andavo. Allora, qui direi che almeno un 180 possiamo arrivarci adesso. Partiamo da 180. E vediamo come va. Turbo, massima potenza, massima coppia, perché a noi ci piace così di ignoranza. Freni. Non li avevo comprati i freni. Sono un piccio. Vabbè. Corsa di prova. Sì, ma è la nuova... credo di non dire una baggianata dicendo che l'avevano fatto solo in Gran Turismo 1. Già nel 2 questa cosa non c'era più. Vabbè, deprimente il fatto che abbiamo comprato il turbo e non si sente il ciu, ciu. E non ve lo doppierò, sappiatelo. La macchina mi sembra molto più reattiva. Adesso vediamo i tempi. Madonna però, eh. Cioè, non ha tirato il freno normale, ha usato il freno a mano, che non ho pigiato peraltro, quindi va bene. Ma anche no. Miglior giro 1.13.085. Ok. Sì, io penso che possa andar bene così, eh. Una volta ce lo può doppiare, per piacere. Ma anche no! Andiamo alle qualifiche, via. Non sono uno di quei beatboxer che fa quando c'è il coro. E che cosa? Signor Luna è poliedrico, ma non a questi livelli. Bene. Devo stare molto attento perché i freni tendono a inchiodare il dietro e non capisco
sarà per via della mescola dei pneumatici, credo, però è stronza, non so come definirlo diversamente. Devo stare attento a non tenere premuto il freno troppo a lungo, devo fare delle frenate tipo BS. Ale, sarò sesto tipo, come minimo. No, ne ho recuperato uno. Ale, allora adesso è finita. Trazione posteriore pneumatici duri, bisogna frenare con la macchina pressoché dritta. Esatto. Cosa che non è assolutamente facile con questa... con questo gioco, perché non sta dritta la macchina, non si vuole stare. Attenzione, perché ci abbiamo Initial D qui a sinistra, eh. Manca solo l'RX7 gialla e ci siamo tutti, insomma. Guarda come entra il merda. È stata una cappella mia, eh. Cioè, non che potesse essere di qualcun altro in realtà, però... Diciamo che adesso è molto più gestibile la cosa. Decisamente. Però tocca migliorare un po' gli ingressi in curva, eh. Sì, decisamente tocca migliorare. Anche perché in questo gioco l'erba ha un effetto rallentante impressionante. È proprio cattivo, come si è poi visto più di recente nei Forza Motorsport. Cioè, puoi dare le spallate alle macchine, ma guai a toccare l'erba. Inizia a pensare che in questo gioco ci sia lo zampino del sindaco di Miami, così, per dire, pur parlè. La scavicchiata è concessa, ma tu hai a toccare le uova. Ale, e questa l'abbiamo fatta easy. Io direi di mantenere questo assetto anche per le successive gare. Tanto abbiamo visto che un minimo di... di rapporto c'è, insomma, riusciamo a gestire la quinta senza andare fuori giri. Vedete? Ah no, questo forse era... Esatto. Sì, un po' anche la musica, lo ammetto.
Oddio, oddio. Ok. Lungo rettilineo, cioè più o meno lungo e più o meno il rettilineo. Bella sta curva. Cazzo, ho fatto il miglior tempo. Vediamo. Ma andate a cagare. Vediamo cosa combinerò. La partenza è incoraggiante, però no, cosa? Ok. Questa è una delle mie preferite, come canzone. Come tracciato ho sempre preferito il Trial Mountain, Big Forest. Piace di più. Non c'è un motivo così. Abbastanza merda, che non significa che adesso posso farle cazzate, però diciamo che dovrei poter no, non è vero, neanche il tempo di finire di parlare mi hanno lasciato, maledetti. Bella, tagliata bene. E anche questa l'abbiamo portata. Ah, adesso. Come no? Gliela facciamo vedere subito la livrea da poppante di questa macchina. Adesso, vabbè, subito. Tempo di finire questo. Chiaramente non lo compreremo, non almeno nell'immediato, perché
bene, che dobbiamo comunque adesso mettere i soldi da parte per le altre gare. Dobbiamo comprare un'auto a trazione integrale, un'auto a trazione anteriore e una macchina leggera col motore piccolo. Quindi ci servono tanti soldi. Vabbè. Abbiamo finito di girare? Grazie. Lo apprezzo. Che cose brutte che sto facendo. Sarà bene che riprenda la mano velocemente, perché dopo abbiamo una gara da portare a termine. E comunque non capisco questa mia difficoltà a guidare nei circuiti al contrario. Non ricordavo di avere tutti questi problemi. Ho fatto discretamente schifo, però questo è, sarò sicuramente ultimo con un margine spaventoso. Ho migliorato di un secondo la mia performance, ma non penso che questo sarà sufficiente. E infatti più 14, molto bene, molto molto bene, ottimo. Ad iniziamo pure sta corsa. E poi direi che una volta completata la gara andiamo a vedere magari come andare a impiegare i soldi che avremo guadagnato, e chiaramente andiamo a vedere la livrea della macchina prima di salutarci, visto che comunque è già passata un'oretta in allegria. E non vogliamo fare la live troppo lunga per evitare che diventi poi pesante per chi la seguirà in un secondo momento. Bastardo! Ok. Per ora direi tutto sommato abbastanza bene. La guida è molto più pulita rispetto alle qualifiche, ma sinceramente credo che non potessi far di peggio neanche volendo.
scappa da ridere quando mi toccherà fare la patente A. Quella curva quanto la maledirò. E chi l'ha già fatta sa di che cosa sto parlando. Ma come ha fatto? Silvia di merda! Come ha fatto a recuperarla così? Due Silvia, cioè double trouble qui, eh. Cioè è venuta a cannone, ha detto io lo sperono usando la strusciatina, che ricordiamo è concessa dal sindaco di Miami. Però proprio con la cattiveria, cioè voleva fare male. È proprio una Silvia. Chiaramente una Silvia. Ma noi non ci demoralizziamo. Abbiamo già recuperato. Cioè, 300 cavalli. Direi che sono stato bravino finora. Se non sbaglio tutta l'ultima curva è stato molto safe, eh? Quando hai la possibilità di avere più cavalli degli altri non c'è bisogno di strafare. Ale. Allora. Honda Civic ideale per leggere. In effetti avevo comprato una Civic quando lo facevo nella mia RAM. Per i primi anni 90 con i fari per lungo, per intendersi, è più leggera. Per il largo, la EG Civic, da non confondere con la EK. Ah, tra l'altro adesso ci danno anche la macchina, attenzione, eh? O forse no? Sì, che ce la danno. Però non mi ricordo che macchina è, va a finire che è un'altra RX-7, eh? Sei il campione di categoria e hai una nuova macchina. Questa onestamente non me lo ricordo che macchina era, però è facile che sia l'RX7. Adesso quando si decide. Ah, intanto andiamo a salvare. Se. Sovrascriviamo. 37esimo giorno, la Madonna. Di già. Perfetto. Allora, auto officina. Ah, la Silaiti. È quella che ha il culo della Nissan 200 SX e il muso della Silvia. E non hanno messo le info di questa macchina, che era forse una delle auto più interessanti. Vabbè, comunque 198 cavalli, sì, un po' pesantuccia, però la possiamo tenere. Per ora. Per ora. Andiamo invece a vedere, uno, per la nostra curiosità, come la versione figa della nostra... Beh, certo. Per nulla anni 90, dei colori viola o lilla, molto bene. E invece andiamo a vedere le macchine. Allora, Honda, partiamo dalla Honda usata. Allora, se ho capito bene, quella che diceva
Mirko. Vediamo. O Luca. Luca. Dovrebbe essere questa. Sbaglio? Allora, se le dico RX7 nera, cosa le viene in mente? RX7 nera? Allora, in Initial D erano grigia e gialla. Grigia è il modello che abbiamo noi e gialla è il... è l'altra, quella del fratello. Io l'RX7 nera, onestamente adesso non mi sovviene. Aiutino? Era un anime o un telefilm? O un film? C'è ancora più leggera, vediamo. Perché sono venuto qui? Ah, Cristina d'Avena. Allora, questa quanto pesava? 1040 kg. Poi ci abbiamo questa. Ah, il VTEC. Bravo, cosa è? Niente. 1040 kg. 1040 kg. E poi NSX, ciao. La Prelude anche a trazione anteriore. Però pesa un accidente secco. E la Integra? Questa... 157 cavalli per 970 kg. Non è male, eh? Non è male, ragazzi. Questa è più pesante, ma questa non è male. Io la terrei in considerazione. Che vabbè, 157 cavalli non sono tanti, però gli facciamo un po' di elaborazione al motore e questa la vola. E invece nel nuovo, per dire, tipo una Type R. Eh, 1050 kg per 182 cavalli. Però dovrebbe avere anche delle sospensioni un po' più raffinatine, essendo anche più nuova. Altrimenti la Integra non c'è? Ah no, di qua. Integra Type R. 197 cavalli per 1100 kg. E la potremmo comprare anche questa, eh? Però dopo non avremo i soldi per potenziarla. Però. Questa è la versione normale. Bisogna rifletterci molto su questa cosa, perché... Modello speciale che cosa c'ha? Ah beh, la NSX. Color Coca-Cola o ciliegia. Vabbè. Altrimenti altre auto frazione anteriore ignoranti. La Toyota forse. La Corolla. La Corolla Levin. O la Sprinter Trueno, però questo qui è il modello quello meno iconico. Supra. Ah, la Celica anche. Però qui andiamo su... No, non è vero, questa è trazione integrale. Non la facevano anche a trazione anteriore quel modello lì? Infatti. Però questa mi sembra un po' più bisona. No.
Assolutamente no. Come gli è venuto in mente di inserirla nel gioco, quella macchina? Men che meno. Le auto usate, ci dovrebbe essere la E86. Esatto. Speravo... Ah beh, però questa è posteriore, giustamente. Devo vedere se c'era anche quella di... Eccola, Initial D. Beh, chiaramente non ha il cofano nero, però insomma è lei. Sarebbe figa ad averla, ma magari più avanti. Sopra trazione posteriore. Sopra le 95 sempre trazione posteriore. Questa è una gran bella macchinina. E niente, direi che Toyota non ci ha aiutato molto. Nissan. Nissan assolutamente niente, direi, perché c'è la Primera e basta. Bella cagata. E tra le usate c'è la Primera e basta. Forse la Pulsar. No, 4WD. Però la Pulsar andrebbe bene forse per le gare 4WD. Però se dopo mi ci mettono la Impreza, ecco che non ci stiamo più. No, io direi di rimanere sulla Honda. Direi di rimanere sulla Honda a sto punto. E cosa mi consigliate, ragazzi? Integra o Civic? Aspetto i commenti, eh. Non mi ricordavo che la E86 di Initial D le prime c'aveva il cofano bianco. Ricordavo che partiva già nera. CRX. Beh, però è meno accurata di sospensioni. È da considerare questa cosa, perché ok che c'ha più cavalli, però se poi si guida peggio. Aspetto la risposta e dopo faccio l'acquisto, Purtroppo questo gap tra io che parlo e voi che mi rispondete non ci si può fare niente, perché è proprio una diretta in tempo reale, non si riesce a fare. Però insomma, tra 20 secondi saprò la risposta. E questo non sarebbe dispiaciuto, però. Il peso c'è, indiscutibilmente. Quindi si può cambiare il colore. Ah beh, basta che sia una macchina a trazione anteriore. Io onestamente sarei per le Type R o Civic o Integra. E i soldi li abbiamo per acquistarla. Poi altra cosa sarà vincere le gare, però insomma quelle al limite gli si non si vincerà al primo colpo, lo si vincerà al secondo, insomma. Ok, e Integra sia. No, la Civic mi sa che per la leggera non ci stiamo dentro. Per la leggera dopo conviene comprare una macchina leggera e gareggiare con quelle.
Lì allora. Sì, voglio andare subito alla vettura. Andiamo a vedere giusto per cavarci la voglia e le modifiche da gara se ci sono per sta macchina, e poi direi che, visto che l'orario inizia a esserci, ora di salutarci. Oh Cristo Dio, ma è bruttissima, è oscena. Bobba via. Niente, direi che resta così la macchina. Resterà assolutamente così. E niente, andiamo. Eccoci qua. È tempo di salutarci. Spero che questo secondo live su Gran Turismo vi sia piaciuto. E pertanto, per favore, vi invitiamo a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, fare come sempre tanto l'amore, seguire altre serie, prima fra tutte un'altra Hobbles Live, che potrebbe essere quella su Kenny Lynch, veloce, si risolve facilmente. Tra l'altro al dottore è piaciuto un sacco. Non mancherò di salutarvi il dottore, ma sono abbastanza sicuro che recupererà parte di questo live, giusto per dire io c'ero. E niente, seguite qualsiasi cosa vi pare, ma sempre soltanto su Hobbles, il mio canale su YouTube italiano. Ciao!